al direttore. Qua. Sì. Direttore, cosa c'era lì dove ci sono i tendoni un mese? Quello è uno spazio che utilizziamo per attività diverse e l'abbiamo convertito immediatamente perché la necessità e l'esigenza è primaria, quindi prima si vaccinano le persone e prima usciamo da questo problema. La campagna di vaccinazione ha preso un iter molto veloce e quindi volevamo contribuire a dargli una spinta ulteriore. Mettere qui i centri vaccinali, che sono la concretizzazione della speranza, ha anche un valore simbolico di riconquista della città, di riconquista degli spazi urbani. Quello che vediamo qua è un esempio dell'Italia, riprende pienamente quella che è lo spirito, la filosofia del piano vaccinale che ho presentato ai primi di marzo. È assolutamente idonea ed è perfetta questa struttura. L'Hub Porte di Roma ha già aperto in realtà mercoledì scorso, ad oggi abbiamo effettuato più di 3.000 vaccinazioni, l'apertura è dalle 8 di mattina alle 20 e la prenotazione ovviamente avviene tramite quelli che sono i sistemi della Regione Lazio. Quanti vaccini al giorno contate di somministrare? Stiamo già somministrando 1.000 vaccini in questa fase e ovviamente arriveremo a 2.000 vaccini nel momento in cui cominceremo a 21 giorni le seconde dosi. Il nostro obiettivo è somministrare tutte le dosi che arrivano. Oggi a stamattina sono state somministrate il 90% delle dosi che sono state consegnate. Significa che tutto ciò che è disponibile viene inoculato secondo il piano. Credo che questo sia l'obiettivo minore. Io capisco l'appeal dei numeri, ma il vero numero importante è che venga somministrato tutto quello che c'è, perché significa che la campagna va avanti e va avanti speditamente. E oggi noi raggiungiamo il tetto di 2 milioni complessive. E per noi questo è un elemento importante. Quello che chiediamo è che ci sia regolarità, perché vogliamo mantenere un passo da maratoneta. Ci sono altri spazi del vostro gruppo su tutto il territorio nazionale? Noi abbiamo messo a disposizione come gruppo più di 30 siti sparsi in tutta Italia, compresa la Sardegna, e sono a disposizione del commissario per poter essere impiegati con questa finalità. Io credo che non ci sono scorciatoie e sbaglia chi lo nega. L'unico modo di tornare alla vita è fare tre cose: vaccinare, aiutare economicamente chi non ce la fa e rispettare le regole. Chi dice il contrario dice una bugia che prende in giro gli italiani.